la manovrata da Maradona, Maradona nel cerchio del centrocampo, avanza, dà in profondità verso Carnevale, in lotta con Corradini, Carnevale cerca di liberarsi del difensore Granata, il numero 11 azzurro, appoggia indietro a Marino, cross al centro di Marino per Giordano, preceduto dall'intervento di testa di Francini, quindi Dossena che dà indietro, Beruatto, Zaccarelli, il libero di sinistro verso l'ala sinistra Comi, sul quale gioca per il momento Ferrario, palla in fallo laterale rimessa in gioco da parte di Ferrario che ha scambiato con Maradona, c'è stato un fallo anche dell'argentino commesso su Ferri e il motivo di questa punizione in favore della squadra granata, battuta per Kieft, Kieft affrontato da Ferrara, alla meglio il difensore azzurro, il quale commette anche fallo e Lanese fischia questa punizione in favore della squadra ospite nel cerchio del centrocampo. Vediamo Junior, il quale ha avuto un gesto affettuoso come avete visto prima nell'entrare in campo con Maradona, lo ha confortato. Junior ha battuto in questo momento la punizione per Kieft, Kieft anticipato ancora una volta da Ferrara, palla sulla destra, rimessa in avanti dal Torino, controllata da Comi per Junior, Junior perde la palla d'opera del rientrante Giordano, Giordano a Caffarelli, riceve ancora il centravanti azzurro, dà in profondità Giordano verso De Napoli, De Napoli cercava di mettere in movimento Caffarelli, troppo arretrato il passaggio del numero 8 azzurro e la palla termina in fallo laterale per la rimessa in gioco del Torino per Junior, Junior dalla parte opposta dove c'è Corradini, Corradini serve verso il centro per Francini, Francini per il libero Zaccarelli, Zaccarelli per Sabato che si sposta per tutto l'arco dei 180 gradi del campo, palla al centro, rilancia in avanti, innocuo, non ha alcuna difficoltà sull'appoggio del compagno di intervenire Garella e con le mani mettere in azione Marino, due minuti di gioco, 0-0 sempre il risultato e Bagni che manovra ora la sfera, si porta verso la metà campo, cross in avanti per Giordano, Giordano in lotta con Francini, si libera benissimo Giordano di Francini, calcio forte di shoot di sinistro, la palla termina di un metro alto sulla traversa. Giordano fino a questo momento in fase di impostazione, di rifinitura, ha giocato sempre delle buone partite, gli manca soltanto il gol, speriamo che sia oggi la giornata propizia per lui e intanto il Torino ha già rimesso in gioco la sfera e manovra in questo momento con Sabato, Sabato sulla sinistra dove c'è Beruatto, perde per un attimo Beruatto la palla, la riconquista Sabato, la data Junior, Junior in avanti a Francini, Francini sulla sinistra ancora Beruatto, in sovrapposizione Sabato, Beruatto finta il passaggio, da indietro invece al giocatore Junior, al centro il brasiliano per Comi, intervento della difesa del Napoli a liberare, ma ancora Dossena che ha riconquistato la sfera, ancora Beruatto in azione, fermato prima da Bagni, poi da De Napoli, è stato commesso però fallo da parte del numero 4 partenopeo sul tornante Granata e quindi il motivo di questa punizione assegnata dalla alla squadra ospite, lo stesso Beruatto a batterla per Dossena, scambiano i due, ancora Beruatto sulla fascia sinistra verso il centro, Beruatto scatta il Torino con Sabato in avanti che ha scambiato con Junior, rispinta della difesa azzurra, riprende ora il Torino ancora con Junior, Junior per Beruatto, ancora Junior, indietro Junior per Corradini, Corradini in profondità per Beruatto, anticipato in scivolata da Caffarelli. 4 minuti di gioco, sempre 0-0 fra Napoli e Torino, rimessa in gioco del numero 7 Granata, con le mani non trova nessun compagno libero, si fa vedere, riceve Comi, scambia con Beruatto, cross al centro del numero 7 azzurro per Kieft, Kieft si appoggia sulle spalle di Ferrara, commette fallo e quindi Lanese ferma il gioco comandando la punizione in favore della squadra partenopea, recuperata la sfera da parte di Renica, vediamo le marcature delle due squadre, il Napoli dopo un inizio con delle marcature diverse ha portato queste, ha portato il giocatore Marino su Comi, Ferrario si sta interessando ora di Dossena, Ferrara è su Kieft, Bagni se la vede sia pure a distanza con Junior, De Napoli è Sabato, mentre dalla parte Renica ovviamente è libero, dalla parte opposta Francini, Giordano, Beruatto
Porto con Caffarelli nel centro del campo, Maradona, Ferri, Carnevale, Corradini e Zaccarelli e il libero. Ora è Bagni che manovra la sfera, la dà in avanti per De Napoli, galoppa velocissimo De Napoli sulla sinistra dove si è sganciato molto bene Renica, restituisce Renica la palla a De Napoli, ancora per Renica, posizione di ala sinistra, indietro per Bagni, avanza il giocatore azzurro, posizione di tiro, tiro di Bagni sul fondo. Un paio di metri, bella la conclusione del centrocampista napoletano, però sbagliato il tiro, colpito leggermente di esterno destro, la palla è terminata sul fondo alla sinistra di Lorieri. È stato notato che i giocatori del Napoli sono fra quelli che tirano con più frequenza dalla distanza, manca soltanto la mira. Ora è Dossena che è alle prese, come avete visto, con Ferrario, cerca di liberarsi, la palla viene messa in fallo laterale per la rimessa in gioco del Torino, ancora la palla per Dossena, Dossena in profondità per Comin, lotta ora con Ferrario, alla meglio Ferrario da Marino, Marino a De Napoli, avanza il numero 8 azzurro, toccato da Ferri, ancora per Marino sulla sinistra, di destro in avanti in profondità per Carnevale. Si lotta sul limite del fallo laterale stesso, alla meglio il difensore del Torino e palla a Lorieri, ma vediamo che l'arbitro ha fermato il gioco, probabilmente o la palla sarà terminata oltre la linea laterale, così è infatti, è Maradona che si impossessa della sfera e con le mani la rimette indietro per Marino, cross lungo da parte del difensore azzurro per Carnevale, troppo alto per Carnevale, la palla esce tranquillamente e blocca Lorieri sulla testa dell'attaccante azzurro. Ora è Kieft alle prese con Ferrara, pressato da indietro al compagno di squadra Francini, lancio in avanti, intervento di Renica, riconquista la sfera ora il Napoli con Bagni che la dà indietro a De Napoli, De Napoli a sua volta a Ferrario, Ferrario Renica. Renica ancora Bagni, avanza il numero 4 azzurro in profondità per Caffarelli, anticipato Caffarelli dall'intervento di Junior, Junior per Dossena, Dossena Ferri, Ferri dalla parte opposta sul settore destro dove si lancia Sabato, avanza il giocatore torinista, cross al centro per Kieft, troppo lungo, controlla la sfera Ferrara, attende che la stessa vada in fallo laterale, ci ripensa, la riconquista, la dà in avanti per De Napoli, riparte l'azione partenopea, avanza il giocatore azzurro, dà indietro a Maradona piuttosto arretrato, Maradona si libera di Ferri dando a Ferrario, Ferrari in avanti per Bagni, Bagni a sua volta verso sinistra dove si è spostato prontamente Giordano, bello il controllo della sfera di Giordano, ma su di lui interviene di anticipo e di precisione in recupero Corradini e palla, anzi Francini e palla che va in fallo laterale, già rimessa per Bagni, Bagni in profondità per Carnevale, troppo lungo il passaggio del numero 4 partenope, nonostante il grande impegno di Carnevale la palla termina sul fondo, nulla di fatto, 8 minuti di gioco, sempre 0-0 il risultato fra il Napoli ed il Torino. La rimessa in gioco in questo momento da parte del giocatore torinista è Lorieri che rinvia fortissimo nel centro del campo, Ferrario tocca, sfiora soltanto la palla, la allunga indietro per Renica dove lestissimo recupera la palla, avanza il libero azzurro, cerca un compagno libero, fa un cenno in avanti, batte lunghissimo di sinistro per De Napoli di testa verso Carnevale, messo a terra Carnevale, vediamo quali saranno le decisioni dell'arbitro, c'è calcio di punizione in favore della squadra azzurra, calcio di punizione sulla destra, vediamo chi sarà incaricato a battere questo tiro. È De Napoli pronto sulla palla, chiede la distanza al segnaline, a guardialine il numero 8 partenopeo. C'è qualche attesa nella battuta di questa punizione, Lorieri è piazzato, ecco che interviene l'Anese e invita i giocatori del Torino a retrocedere nel punto esatto, battuta la punizione, respinge la difesa del Torino fuori aria, perfeziona poi Sabato che conquista la sfera, la scambia con Kieft, Kieft in profondità.
Per Junior subito scattato sulla fascia sinistra, Junior ancora per Kiffet, sovrapposizione e riceve Sabato sulla sinistra, cross di Sabato, colpisce bellissimo in questi calci piazzati, ne sa qualche cosa il Napoli lo scorso anno, a Torino subì ben due reti su calci dalla bandierina, è sempre Junior che va a battere questo calcio piazzato. È uno specialista in calci di punizione dalla bandierina, il brasiliano. Speriamo che la difesa del Napoli sappia salvarsi bene. Parte il tiro lunghissimo per Kiffet, anticipo Kiffet, sotto misura, segna Sabato da pochi passi da Garelli. Purtroppo lo amo anticipato, siamo stati dei cattivi profeti nei confronti della Napoli, bravissimi sono i torinisti in questa. I calci d'angolo si sono confermati anche questa volta, lunghissimo è stato il corner dalla sinistra battuto come al solito con grande maestria da Junior, testa di Kiffet saltato più alto di Ferrara, correzione sotto misura di Sabato da pochi passi e palla in rete nonostante il disperato tentativo di parata da parte di Garella. È un gol che complica tremendamente le cose al Napoli, già alle prese con problemi di varia natura. Per gli azzurri ora la gara si fa tutta in salita, ma auguriamoci che sappiano reagire nella maniera giusta. Del resto anche lo scorso anno il Torino andò per primo in vantaggio e nei primi 15 minuti, poi perse per 3-1. Speriamo che possa ripetersi anche quest'anno lo stesso risultato. Del resto alla fine della gara mancano ancora 79 minuti, quindi tutto è possibile e nulla è perduto. Avanza ora il Napoli con Bagni servito da Maradona, cross al centro, allontana fuori aria Dossena verso destra dove si è portato Sabato, Sabato in lotta con Maradona, viene ostacolato irregolarmente dall'argentino il numero 8 Granata, punizione accordata immediatamente da parte di Lanese, il siciliano che dirige questo incontro da poco diventato internazionale. È un arbitro che porta bene al Napoli. Lanese fino ad oggi, Lanese ha diretto 6 incontri della squadra azzurra qui al San Paolo, in tutti e 6 gli incontri il Napoli ha vinto, complessivamente Lanese ha diretto il Napoli 16 volte, 10 le vittorie dei partenopei, 4 i pareggi e 2 sole le sconfitte. Ecco che c'è questa rimessa in gioco ora del Torino, eseguita da Beruatto per Kiffet, restituisce Kiffet la palla al numero 7 Granata, in lotta con Caffarelli, cerca di mettere in moto di nuovo Kiffet Beruatto, intervento in anticipo da parte di Ferrara con palla in fallo laterale ancora per la rimessa in gioco del Torino, rimessa in gioco eseguita a favore di Zaccarelli, dalla parte opposta lungo traversone a pescare libero Dossena, Dossena cerca di verticalizzare il gioco, è Marino che ha riconquistato la palla, l'ha data a Bagni, Bagni a Maradona, Maradona a sua volta attaccato da Junior, si libera di Junior, dà in profondità per Carnevale, Carnevale attraversa un po' tutto il campo, dalla parte opposta verso Caffarelli, Caffarelli viene attaccato da Ferri che gli mette la palla in fallo laterale all'altezza del limite dell'area di rigore della Napoli. Rimessa in gioco con le mani da parte di Caffarelli per Maradona, Maradona attaccato da Ferri e da Junior, da indietro a Bagni, Bagni cerca un compagno libero, cerca di liberarsi di Junior, si libera infatti ma Junior il recupero commette fallo, mette a terra il laterale partenope, punizione accordata alla Napoli sulla palla Caffarelli pronto per la battuta, dietro di lui. C'è De Napoli, lascia Caffarelli che sia l'ex Irpino alla battuta, partito il cross per la testa di Carnevale, alla meglio Corradini che di testa mette fuori aria per Dossena, Dossena davanti a sé, Renica attaccato da Renica, Dossena con un pallonetto chiama all'azione il proprio portiere Lorieri che con le mani a sua volta invita Beruatto, Beruatto di sinistro verso il centro dove c'è un torinese libero. Esattamente Sabato, Sabato poi per Junior che ha ricevuto da Dossena, ancora Dossena che riceve da Junior, scambia Dossena con Sabato, gran tiro dalla distanza del numero 10 torinese, la palla termina alta sulla trasversale, un buon momento per il Torino, il Napoli ancora un po' sotto shock per il gol subito, non dimentichiamoci che la squadra azzurra, come abbiamo detto in premessa, viene anche dalla deludente trasferta di Tolosa e ha giocato lì 120 minuti. Speriamo che
La condizione fisica sia stata recuperata, ora è Bagni che manovra, dà sulla sinistra dove si è portato Maradona, sempre alle prese con Ferri, si libera per un attimo Maradona di Ferri, Ferri gli ritorna addosso, Maradona in profondità verso un proprio compagno, precisamente Carnevale, messo a terra Carnevale, calcio di punizione in favore del Napoli, mentre siamo giunti al 15° minuto del primo tempo, sempre il Torino in vantaggio sul Napoli 1-0, vediamo quali saranno gli sviluppi di questo calcio piazzato. Il portiere Lorieri dispone la barriera, indica ai suoi giocatori la esatta posizione, l'arbitro Lanese fa segno a Giordano di attendere prima della battuta, richiama i giocatori del Torino più indietro a rispettare i 9,15 metri, vediamo quali saranno ora gli esiti di questa posizione. Parte all'improvviso Maradona, Renica di testa per Bagni, grandissima la rovesciata di Bagni ed il gol del pareggio, stupendo il gol di Salvatore Bagni che ha ripreso il colpo di testa di Renica e ha battuto imparabilmente Lorieri. 1-1 quindi, il Napoli è di nuovo in parità. La punizione di Maradona per Renica è stata stupenda, Renica ha postato sulla linea di fondo accanto al palo della porta granata con un colpo di testa all'indietro ha servito Bagni, il quale spalle alla porta in splendida sforbiciata ha infilato l'esterefatto Lorieri che non ha accennato neanche alla parata. 16° minuto del primo tempo, quindi tutto in parità, 1-1. E in linea alla regia. Di nuovo la telecronaca diretta con Dossena in lotta con Maradona in profondità per il passaggio del nazionale torinese, respinge la difesa della Napoli, riprende di nuovo il Torino con Kieft che dà verso il centro dove c'è Junior, attaccato irregolarmente da De Napoli, intervento di Lanese a comandare questo calcio piazzato per il Torino, consegnata la palla da Giordano a Junior, Giordano si porta spesso in retrovia a dare una mano al centrocampo, rientra moltissimo l'ex laziale, Junior ha battuto rasoterra questa punizione per Beruatto, scambia Beruatto con Corradini, finta di Corradini, va verso Beruatto, gli concede la palla, ancora scambio fra i due, cross di Corradini di sinistro, per Comi girata di sinistra da parte del numero 11, Granata non si fa sorprendere, Garella si tuffa sulla sua destra e blocca il pallone, anche se lo stesso sembrava avviato sul fondo lungo il rinvio di Garella, subito Beruatto riconquista la sfera e la affida a Kieft, affrontato molto bene da Ferrara che in scivolata gli ruba la palla, la affida a Maradona, Maradona in profondità per De Napoli scattato sulla destra, intervento in recupero e di chiusura molto preciso e tempestivo da parte di Zaccarelli e la palla in fallo laterale per la rimessa in gioco da parte di De Napoli. 18 i minuti di gioco, 1-1 il risultato, gol di vantaggio da parte del Torino ottenuto con Sabato, pareggio di Salvatore Bagni al 16° dopo 5 minuti, una rete provvidenziale perché ha consentito al Napoli di riportarsi di nuovo in parità e quindi evitare un duro contraccolpo psicologico. Ecco che c'è ora il gioco fermo per un fallo commesso dai giocatori azzurri sui Granata, subito fischiato dall'arbitro Lanese, proprio nel cerchio del centrocampo, ha recuperato la sfera Junior, l'ha data a Dossena, cambiano i due, ancora Junior verso destra per Corradini cerca un proprio compagno libero, non lo trova, la palla rimpalla su di un giocatore azzurro, perviene nella metà campo del Torino dove liberissimo Zaccarelli dà a Ferri che a sua volta chiama l'azione Beruatto, il tornante di sinistra, Beruatto per Dossena in profondità per Kieft, bravissimo Ferrara, anticipa l'olandese il quale si era anche aiutato con un braccio e quindi l'intervento da parte dell'arbitro siciliano a comandare questo calcio di punizione già battuto da Rinica per il numero 8 De Napoli verticalizza su Carnevale, controlla la sfera Carnevale, controllato da Corradini cerca di liberarsi del difensore Carnevale, dà in profondità benissimo a Maradona, spostando la posizione di ala sinistra a Maradona, su Maradona interviene in scivolata Ferri, la palla che torna sul fondo, vediamo quali saranno le decisioni del signor
Milanese se accorderà il calcio di punizione alla squadra azzurra oppure se propenderà per il calcio d'angolo. Per la punizione l'intervento di Ferri non era stato dei più corretti, quindi si tratta di questo calcio piazzato. Maradona chiede la distanza regolamentare ai due giocatori in barriera del Torino. Ecco che parte il tiro, basso verso l'indietro, tocca per Ferrara, il tiro di esterno destro di Ferrara è alto sulla traversa. 20° minuto di gioco, il giocatore azzurro, il giovane difensore, ha ricevuto un bel servizio da parte di Maradona, ha calciato un po' scoordinato di destro, di esterno destro, la palla si è alzata piena di effetto e terminata sia pure di poco sulla traversa, ma Lorieri ci è apparso in grado di poter intervenire sul tiro. Ora il Torino che manovra con Kiffet, Kiffet scambia con Comi, Comi messo a terra dall'intervento di Ferrara, fischiato il calcio di punizione dall'Anese per il Torino, sempre Junior sulla palla, di destro Junior verso la parte opposta dove c'è il libero riceve Dossena, affrontato da Ferrari, Rossen cerca di mettere in azione Beruatto, non vi riesce per l'intervento di testa di Caffarelli, ancora Dossena che riconquista la sfera verso il centro dove c'è Ferri, Ferri verso destra dove chiama all'azione Junior, avanza Junior sulla destra ancora in profondità per Ferri, posizione di alla destra, cross al centro, intervento di Maradona che non riesce neanche a deviare la sfera con il destro. La palla termina quindi sul fondo, colpita male dal giocatore torinese, e quindi c'è questo calcio di rimessa da parte del portiere del Napoli Garella, che già ha data a Renica per Ferrario, Ferrario per De Napoli in profondità per Carnevale, bello lo stop di Carnevale di petto, a proseguire per Caffarelli sulla destra, cross di sinistra di Caffarelli. Caffarelli ben appostato, il giocatore del Torino respinge fuori aria, ora c'è un fallo commesso da un azzurro su Sabato e calcio di punizione assegnato alla squadra ospite. Inquadrato l'Anese che parla con De Napoli, il quale evidentemente non è molto convinto della decisione del direttore di gara, la battuta lunga di Zaccarelli per Kiffet, ottimo l'anticipo di Ferrara che in testa mette a lato nella tre quarti di campo, Dossena con calma va al recupero della palla, ovviamente il pareggio sta bene al Torino, con le mani in avanti tentava di servire Comi, controllato da Marino, alla meglio Marino, scambia con Renica, ancora Marino in avanti per Maradona, di prima verso Ferrario che si è sganciato bene, Ferrario al centro per Maradona, Maradona affrontato da Sabato, cerca di mettere in azione ancora Ferrario, intervento in scivolata di Zaccarelli che favorisce Dossena verso destra dove c'è il Junior, contropiede del Torino, ancora sulla destra per Comi, finta di Comi, intervento sulla palla di Renica, reclama Comi, ma Renica è intervenuto molto bene sul pallone, l'ha conquistato e l'ha portato in avanti, ora è Maradona che scambia con Carnevale, alle prese con Corradini, Carnevale, se ne va Carnevale sulla destra, cerca un compagno libero, lo trova in Caffarelli, cross del piccolo Caffarelli, ribattuto dalla schiena di Beruatto, ancora Caffarelli, serie di finte, nuovo cross, ancora ribattuto da Beruatto e favorisce l'intervento di Dossena, Dossena nella sua metà campo, tocchetta leggermente verso destra dove c'è subito Sabato, avanza Sabato ora nella metà campo del Napoli, scambia Sabato con Junior, Junior ancora sulla sinistra dove si è sganciato Zaccarelli, siamo al limite dell'area di rigore del Napoli, Zaccarelli sulla sinistra dove c'è sempre Beruatto, Kiffet cerca di liberarsi di Ferrara, non vi riesce, bravissimo il numero 3 azzurro nel conquistare la sfera, far intervenire Giordano, Giordano, Maradona, Maradona in profondità per De Napoli, il quale cerca di andare via Corradini, il quale con un preciso intervento in scivolata gli ruba palla, la affida quindi a Dossena, Dossena Beruatto, ancora Dossena, Dossena ora a sua volta chiama all'azione Junior, Junior in profondità per Kiffet, Kiffet alle prese sempre con Ferrara, riesce ad evitare l'intervento di Caffarelli, Beruatto
cross di sinistro al centro, ben piazzato Ferrario, tocca la palla per Renica, Renica per Maradona, Maradona di sinistro in avanti ancora per il libero azzurro, avanza Renica, davanti a sé un giocatore del Torino, precisamente Sabato, dà in profondità per Giordano, spostatosi molto bene sulla destra, Giordano affrontato da Beruatto, si libera per un attimo di Beruatto, tocca la palla con la punta del piede sinistro Beruatto e gliela mette in fallo laterale, rimette in gioco lo stesso Giordano, per Maradona c'è una deviazione da parte del giocatore del Torino, sul fondo sarebbe calcio d'angolo, per l'arbitro invece si tratta di calcio di punizione per la squadra granata per l'intervento falloso da parte del capitano azzurro. E ancora linea alla regia per qualche consiglio pubblicitario. Telecronaca e Zaccarelli che ha dato in profondità verso Sabato, Sabato affrontato da Bagni, commette fallo il laterale partenopeo sul numero 8 Granata, il motivo di questa punizione già battuta a beneficio di Zaccarelli, Zaccarelli indietro per Junior, sempre libero Junior, giocano molto la palla e con molta eleganza la squadra del Torino, ora è sulla destra Corradini che invita all'azione verso il centro Ferri, Ferri dalla parte opposta dove si fa trovare liberissimo il giocatore Zaccarelli, Zaccarelli in profondità per il numero 11 Comi, spostatosi nella sua posizione naturale di ala sinistra, Comi cerca di rimettere di nuovo in azione Junior, non c'è riuscito, riprende il brasiliano, scambia con Dossena, avanza il brasiliano, posizione di tiro del brasiliano che termina però abbondantemente al lato della porta di Garella. Belli questi traseggi da parte dei giocatori del Torino, Junior e Dossena si ritrovano ad occhi chiusi, sono due giocatori che danno del tu alla palla e quindi ovviamente riescono sempre a trovare le giocate giuste, le giocate buone e soprattutto molto eleganti ed efficaci per il Torino. Fino a questo momento però la difesa del Napoli è riuscita a chiudere tutti i varchi, quindi il risultato dopo 26 minuti di gioco è sempre di 1-1, gol di Sabato all'undicesimo per il Torino, pareggio di Bagni con una stupenda, splendida rovesciata alla sedicesima. Ora il Torino in disimpegno, cerca Junior di farsi luce, gli ruba la palla De Napoli in precaria coordinazione, calcio di sinistra piuttosto debolmente, non ha alcuna difficoltà a parare il portiere Lorieri, lunghissimo rinvio del numero 1 Granata per Kifet, alla meglio di testa Ferrara che allontana in fallo laterale per la rimessa in gioco del Torino, si porta al recupero della palla il libero Zaccarelli, vediamo a chi affiderà questa rimessa in gioco, al libero Corradini, avanza il numero 2 del Torino, di sinistro in avanti dove si è spostato sulla destra Kifta, Kifta controlla la sfera, si porta verso il centro, cerca di servire e serve di precisione Comi, finito però nel frattempo in offside, pronto alla segnalazione del guardialine di destra e quindi il calcio di punizione in favore del Napoli già battuto da Renica in avanti per Bagni, Bagni a sua volta per Ferrara, Ferrara controlla la sfera, a sua volta la dà a Caffarelli nella posizione di ala destra, Caffarelli retrocede attaccato da Beruatto, la dà ancora indietro, per un lancio lungo per De Napoli, cerca il cross De Napoli, lottano De Napoli e il brasiliano Junior, cadono i due, vediamo De Napoli rimane a terra dolorante oltre la linea del fondo campo, c'è stato probabilmente anche una deviazione da parte del brasiliano Junior e quindi calcio d'angolo in favore della squadra partenopea, anzi non si tratta di calcio d'angolo, si tratta di calcio di punizione, un calcio d'angolo corto, Maradona sulla palla, vediamo che Maradona chiede al guardaline di controllare la distanza dei giocatori granata, ora ecco che davanti a Lorieri c'è Ferrario, parte il tiro, respinge di testa la difesa del Torino, c'è stata anche però una spinta da parte di Carnevale su Corradini e questo è il motivo del calcio di punizione affidato alla squadra ospite. 28 i minuti di gioco, quasi 29, 1-1 il risultato fra il Napoli e il Torino, le reti di Sabato all'undicesimo di gioco, pareggio di
Bagni al sedicesimo, rimessa in gioco da parte di Loriri con le mani per Ferri, il numero 6 Granata si ferma, attende il piazzamento dei compagni e serve lateralmente il libero Zaccarelli, avanza il capitano del Torino, dà a sua volta verso Dossena, fattosi trovare libero sulla destra, Dossena di sinistro cerca di lanciare Comi, il pallone però è impreciso e a buon gioco Ferrari a recuperare la sfera, darla a Marino, Marino a sua volta per De Napoli, avanza l'ex Irpino nel cerchio del centrocampo, cerca un compagno libero, si ferma, indugia un poco, dà a Carnevale che gli si fa incontro, Carnevale cerca di superare Corradini, si scontrano i due, ha un calcio alla caviglia, Carnevale si tocca il piede destro, intervento dell'arbitro Lanese a comandare questa punizione in favore della squadra azzurra. Carnevale a terra, l'arbitro Lanese consente il pronto recupero da parte del massaggiatore del medico sociale, il dottore Acampora, il quale nonostante l'attacco febbrile di ieri è voluto essere presente in campo per far avere ai propri giocatori e giocatori della Napoli la propria assistenza. Ecco che De Napoli si disseta, ora è la volta di Junior, non dovrebbe trattarsi nulla di grave, si rialza infatti in questo momento il giocatore del Napoli Carnevale, mentre abbiamo visto per un attimo inquadrato Muro, il quale faceva degli esercizi di riscaldamento probabilmente. Bianchi ha temuto che Carnevale non ce la facesse a rialzarsi, è sempre la stessa caviglia che si è infortunata a Tolosa. Ma Carnevale fortunatamente si è rimesso in piedi, si riprende quindi a giocare, lancio lungo verso Ferrara, anticipo di Ferrara molto bello su Kifta, retrocesso, riconquista la sfera Dossena, la dà indietro a Beruatto, Beruatto a Kifta, Kifta ancora attaccato da Ferrara con un grosso traversone, lunghissimo, pesca dalla parte opposta, sempre libero e ben appostato, Junior davanti a sé, Junior Marino, scambia con Comi, Junior ancora in possesso della palla il brasiliano, indietro per Dossena, Dossena attaccato da Ferrario, Ferrario aspetta il numero 10 del Torino in area e Dossena ovviamente gioca piuttosto arretrato, cercando di portarsi fuori dalla metà campo lo stopper azzurro, ancora Dossena che manovra la sfera verso Zaccarelli, Zaccarelli questa volta parte dalla parte opposta e la dà a Francini, sganciato sino avanti Francini, si libera di Caffarelli dando in profondità a Kifta, spostato nella posizione di ala sinistra, Kifta per Beruatto, cerca di liberarsi Beruatto di Ferrara, non vi riesce, il rimpallo però favorisce Kifta, tiro sporco da parte dell'olandese da moltissima distanza e la palla colpita male termina sul fondo del campo. 32 i minuti di gioco, sempre 1-1 il risultato qui al San Paolo fra il Napoli e il Torino. Vi ricordiamo sempre i marcatori delle due reti, all'11° gol di Sabato, pareggio di Bagni al 16°. Ora è Zaccarelli che con grande eleganza ha controllato la sfera di Petto, l'ha messa a terra, l'ha data a Beruatto, Beruatto in avanti per Sabato che si libera bene di Bagni, da a Dossena, scambiano i due, ancora Sabato per Junior, Junior sulla destra dove avanza il giocatore Corradini, si ferma Corradini, dà di nuovo al brasiliano, Junior crossa per Dossena, fattosi trovare libero sulla sinistra, Dossena cerca di servire indietro Francini, sganciatosi, intervento in recupero bellissimo da parte di Giordano, palla riconquistata dagli azzurri, ma ripresa ora di nuovo da Francini, Comi, Dossena, perde la palla Dossena d'opera di De Napoli, la riconquista però per un attimo il Torino, la riconquista ancora Bagni, riparte il Napoli, da Maradona a Renica ancora Bagni, avanza il centrocampista azzurro, crossa dalla parte opposta dove si è sganciato lo fa di frequente Renica che fino ad ora è stato autore di una grossissima prestazione, Renica cercava di mettere in azione sulla sinistra Maradona, non c'è riuscito per l'intervento in scivolata da parte di Zaccarelli e Kifta ora che lotta con Ferrara, commette fallo Ferrara su Kifta, si lamenta Ferrara in quanto l'olandese lo ha trattenuto per la maglia, non se ne è accorto l'arbitro. Protesta Ferrara anche con il guardaline, non si dà pace il giovane difensore e quindi la punizione in favore della squadra granata. Sulla palla vediamo come al solito
Junior, il quale aspetta che i suoi compagni siano passati, scambia invece con Ferri, cross di Ferri verso Beruatto, appostato al limite dell'area di rigore, svirgola la palla Beruatto di sinistra e la stessa termina abbondantemente sul fondo alla destra di Carella. Recuperato la palla il portierone azzurro, l'ha scambiata con Renica, Renica in avanti per Bagni, avanza ora il Napoli con il suo laterale destro, avanza ancora Bagni in profondità per Maradona, bellissimo l'arresto di Maradona, perde però l'equilibrio e quindi favorisce l'intervento di Ferri, ma riconquista la palla per un attimo Caffarelli, la dà a Ferrario, a sua volta la perde ad opera di Sabato, ora per De Napoli affrontato da Junior che conquista la sfera, avanza Junior di sinistro in profondità verso Comi, di testa alla meglio Renica che dà a Bagni, Bagni controlla di testa, mette la sfera per terra, la fida Caffarelli, Caffarelli avanza verso la linea centrale del campo, si ferma, da verso Bagni ancora, Bagni in dribbling su Beruatto, lo supera, dà in profondità per Maradona, troppo in profondità la sfera, Francini alla meglio su Maradona, Maradona insiste nell'azione, commette anche fallo però sul numero 3 Granata, il fischio di Lanese per la punizione in favore del Torino, non è d'accordo Maradona, scuote la testa, ma ormai l'arbitro ha fischiato questo calcio di punizione, niente da fare, già battuto da Zaccarelli per Dossena, ancora Zaccarelli sganciatosi sulla sinistra, Zaccarelli fa proseguire Beruatto, Beruatto gli restituisce la palla, davanti a sé Bagni, Zaccarelli la dà a Dossena, Dossena ancora in profondità per il numero 7 Beruatto, Beruatto scambia con Sabato, Sabato scatta bene in profondità, si allunga però troppo la palla e la stessa gli esce in fallo laterale per la rimessa in gioco da parte del Napoli, Renica che va a riconquistare la sfera e con le mani fa intervenire Carella che a sua volta con le mani la dà al giocatore Bagni, avanza Bagni a piccoli passi, cerca sempre la verticalizzazione del gioco Bagni verso Giordano, questa volta anticipato Giordano dall'intervento di Francini, bella elevazione, ora è Dossena che manovra la sfera, Dossena ancora nella propria metà campo, cerca un compagno libero, da indietro leggermente a Ferri, Ferri per Sabato, Sabato in avanti per Comi, Comi ancora Sabato, Sabato per Beruatto, Beruatto ancora al numero 8, bella la triangolazione del Torino, Sabato ancora in profondità per Beruatto, troppo in profondità ma è stato bravissimo però Renica a capire tutto e andare a chiudere sul numero 7 Granata e quindi far intervenire molto bene Carella. Carella a sua volta ha scambiato con Ferrario ed ora con le mani serve di nuovo Renica. Fino ad oggi bisogna riconoscere che Renica nella sua veste di libero non ha sbagliato ancora alcuna partita, ottimi suoi inserimenti anche in avanti e se ne sentono e si vedono i benefici. Ora è Giordano che di tacco serve Caffarelli, troppo corto per il passaggio, alla meglio la difesa del Torino che recupera con Sabato, scambia Sabato con Dossena, non riesce il passaggio di ritorno da parte del numero 10, riconquista la sfera De Napoli, dà per Maradona, solo Maradona, esce fin fuori l'area di rigore Lorieri e con i tacchetti riesce a respingere la conclusione di Maradona. Ottimo lo scatto di Diego sul bell'assist da parte di De Napoli, Lorieri però ha capito tutto, è uscito dai suoi pali precipitosamente, si è portato fin fuori il limite dell'area di rigore e con i tacchetti delle scarpe letteralmente ha controbattuto la conclusione di Maradona. Ma ancora il Napoli in avanti, ancora De Napoli al cross per Carnevale, alla meglio Carnevale, bella la conclusione al volo di sinistro di Carnevale ma fuori sia pure di appena un metro. Carnevale ha avuto la meglio su Corradini, si è liberato per il tiro, tiro prontissimo di sinistro che è uscito però di un metro sul fondo per la rimessa in gioco del Torino, ma c'è stato però anche un fischio da parte di Lanese, ha ravvisato nell'azione del numero 11 partenopeo una irregolarità e quindi la punizione in favore del Torino, se avesse segnato sarebbe stato annullato il gol a Carnevale. Ecco che manovra ora il Torino con Corradini che dà verso sinistra dove c'è Zaccarelli, avanza il libero Granata con un delizioso pallonetto, serve di nuovo sulla destra il proprio compagno Ferri, Ferri verticalizza su Kieft, Kieft cerca di liberare
pressi di Ferrara, da verso il centro dove c'è Sabato, Sabato affrontato da Bagni ancora per Kiffet, sbaglia Kiffet all'appoggio, riconquista la sfera Carnevale, riparte il Napoli in contropiede con Bagni che ha ricevuto, Bagni sulla destra per Giordano, molto bello il servizio per Giordano, Giordano dalla parte opposta trova Maradona, delizioso il passaggio di Maradona verso Carnevale, Maradona non ha avuto forse il tempo né la voglia di tentare la soluzione personale, forse in altri tempi l'avrebbe tentata, ha cercato di appoggiare a Carnevale, ha sbagliato l'appoggio e Loriri è uscito e ha conquistato la sfera, poteva essere il gol del vantaggio da parte del Napoli, Maradona non se l'è sentita la sua conclusione e quindi si è sfumata questa azione per il Napoli, ora è Renica che lancia in profondità nel Giordano, Giordano cerca di liberarsi di Francini, non vi riesce, libera Francini ma riconquista di nuovo la sfera, Renica avanza il libero, scambia con Giordano, Giordano indietro ancora per Maradona, Maradona ancora per Giordano, controlla per un attimo la palla Giordano, messo a terra ancora Giordano da Ferri e fischio dell'arbitro Lanesi a comandare un calcio di punizione, pare che però sia stato per primo Giordano ad appoggiarsi, secondo il direttore di gara, su il numero 6 Ferri, vediamo quali sono le decisioni dell'arbitro siciliano. Punizione infatti è in favore del Torino e linea alla regia per un altro stacco pubblicitario. Ecco che si ritorna in diretta e il Torino che manovra e Corradini che ha ricevuto da Zaccarelli. Ha dato indietro a Corradini ancora per Zaccarelli, lenta la manovra del Torino, avanza il libero da verso Corradini, Corradini sulla destra questa volta per Ferri, avanza il numero 6 Granata che ha lasciato la marcatura di Maradona, in profondità per Comi, Comi affrontato da Marino e anche da De Napoli. Da indietro ancora per Ferri, affrontato da Maradona, Ferri scambia con Comi, cross di Ferri, rimpallo su di un giocatore azzurro e palla che termina in calcio d'angolo, secondo calcio d'angolo per il Torino, 2-1 gli angoli fino a questo momento in favore della squadra ospite, alla battuta dalla parte opposta in cui il Torino ha ottenuto il suo gol, il gol di Sabato, c'è ancora l'immancabile e onnipresente Junior, ha messo la palla sulla lunetta Junior, calcia lungo per Comi, colpo di testa di Comi, ancora sotto misura per Sabato che da un passo fortunatamente alza sulla traversa, ancora un altro pericolo per il Napoli, ancora un assist da parte di Comi, questa volta sempre di testa per Sabato, sempre lui, ancora il giocatore Granata da due passi, la deviazione pronta verso la porta del Napoli, questa volta fortunatamente alta, 42 i minuti di gioco, 1-1 quindi il risultato, il Napoli ora che manovra con Ferrara sulla sinistra sganciatosi il numero 3 la sfera che in fallo laterale, la rimessa in gioco nella metà campo del Torino ad opera dei giocatori Granata e Ferri che l'ha ricevuta da parte di un compagno, la dà a sua volta in avanti a Zaccarelli, Zaccarelli ancora per Ferri, Ferri avanza verso il centro del campo quando si vede affrontato da Carnevale, da indietro ancora avanti ora per Francini, da parte di Corradini avanza il giocatore, da Dossena si alza Radice, evidentemente ha qualcosa da dire ai suoi giocatori, Dossena per il numero 7 Beruatto, cerca di superare Caffarelli, Beruatto non vi riesce, troppo lungo il suo passaggio, la palla termina in fallo di fondo, recuperata la sfera da Garella, scambiata con Caffarelli, ora è Renica che manovra di destro in avanti con la punta per Ferrario, Ferrario a sua volta per De Napoli, anche la manovra del Napoli si snoda piuttosto lentamente, ora è Maradona che dà sulla sinistra dove c'è il libero e riceve Marino viene affrontato da Comi in profondità per Carnevale, Carnevale alle prese con Corradini, cerca di lanciare Maradona, troppo lento il passaggio, facile preda da parte di Ferri, quindi Dossena, Francini dalla parte opposta dove c'è Junior libero. Junior elegantemente controlla di petto, mette la sfera a terra e la affida a Ferri.
Ferri Indugia, quindi sulla destra per il libero Zaccarelli. Zaccarelli alla meglio prima su De Napoli, quindi su Maradona, si avvia verso il limite dell'area di rigore del Napoli, dà per Beruatto, cross al centro di Beruatto di sinistro, alla meglio Kiffet su Ferrara, si appoggia però sulle spalle di Ferrara, protesta il difensore partenopeo, la conclusione di Kiffet sul fondo. C'è stato però il pronto intervento dell'arbitro, ha rilevato l'irregolarità da parte del centravanti torinista e la punizione già battuta a beneficio di Bagni, che aveva dato a De Napoli. De Napoli ha cercato di verticalizzare il gioco, rimpallo su Junior, si scontrano i due e quindi fallo da parte dell'azzurro sul Granata per questo calcio di punizione in favore del Torino. Si tiene la testa Junior, si sono scontrati i due, hanno fatto testa a testa, ma si rialza il brasiliano, non è nulla di grave, soltanto una semplice contusione, l'acqua miracolosa rimette di nuovo in sesto il giocatore Granata. Quasi 45 i minuti di gioco, mancano pochi secondi evidentemente per recuperare qualche cosa al termine di questo primo tempo. 1-1 quindi il risultato di questi primi 45 minuti. Il Torino sta giocando sicuramente meglio della Napoli, ha avuto il sopravvento sia in fase di regia che di possesso di palla, favorito anche da alcune marcature napoletane piuttosto larghe. Ferrari un difensore su Dossena, centrocampista, Caffarelli in difficoltà, Junior abbastanza libero di scorazzare, Sabato sempre pronto negli inserimenti offensivi. Napoli, ed ecco che in questo momento con 34 secondi di recupero l'arbitro Lanese fischia la fine del primo tempo. In questo momento il Napoli si schiera con Garella, Marino, Ferrara, Bagni, Ferrari, Orenica, Sola, che ha preso il posto, ripetiamo, di Caffarelli, De Napoli, Giordano, Maradona, Carnevale. In panchina sono rimasti con Bianchi, Di Fusco, Volpecina, Puzzone e Muro. Torino, Lorieri, Corradini, Francini, Zaccarelli, Junior, Ferri, Beruatto, Sabato, Kiffet, Dossena, Comi. In panchina con Radice, Copparoni, Rossi, Cravero, Lerda e Bellatorre. L'arbitro il signor Lanese di Messina, coadiuvato dai guardialini da Rico e Mele. Vi ricordiamo ancora il risultato, che è di 1-1, gol di Sabato all'11esimo, pareggio di Bagni al 16esimo. Ed entriamo ora in telecronaca diretta, mentre è trascorso appena un minuto di gioco scarso. E il Napoli che manovra con Marino ora sulla destra, ha ricevuto da Sola che ha toccato il primo pallone, e il Torino però che parte di nuovo in azione, Ferri verso il centro per Junior, Junior sulla destra dove si lancia Dossena, Dossena cross al centro, colpisce di testa Rinica e palla deviata oltre il fondo campo, e quindi il calcio d'angolo, 3-1 gli angoli fino a questo momento in favore della squadra Granata. Già battuta a corto la palla per Junior, Junior ancora Dossena, Dossena inseguito da Sola, si libera, cerca di mettere in movimento Junior, non vi riesce, fermato Junior, palla a Carnevale, scatta Carnevale, resiste alla carica di Corradini, si porta in area di rigore, Carnevale è solo, tira Carnevale, ma al momento del tiro Corradini lo ha urtato in scivolata da Tergo e protesta Carnevale con l'arbitro Lanese, beccandosi anche un'ammonizione. Carnevale era scattato molto bene in contropiede, aveva superato i difensori Granata, Corradini in recupero giunto in aria, allungato in un piede, Carnevale è stato colpito alla caviglia, ha perduto il piede di appoggio e nulla di fatto, per cui ne è uscito un tiro sbilengo deviato, del resto in calcio d'angolo, 3-2 gli angoli per il Torino. Poteva essere il gol del vantaggio da parte del Napoli, ora c'è questo calcio d'angolo e Giordano a batterlo, lunghissima la traiettoria, esce Lorieri, anticipa Carnevale, il quale ha travolto anche il terzino Corradini, rimasto a terra dolorante alla schiena. 1-1 quindi nulla di fatto, 2 minuti e 35 secondi di gioco, sempre il risultato di parità, Corradini si tocca la schiena, ora però si rialza, non è nulla di grave, una semplice contusione,
carnevale dall'alto della sua stazza lo ha travolto letteralmente, ma intanto il portiere Lorieri era uscito dai pali parando il cross dalla bandierina da parte di Giordano. Ora rinvia il portiere Granata in avanti per il giocatore del Napoli Ferrario, il quale colpisce di testa ma viene però irregolarmente spostato nell'azione da parte di un avversario. Punizione in favore del Napoli, battuta già per Giordano. Giordano le prese con Dossena, alla meglio Giordano retrocede da Renica per il numero 4 Bagni, avanza Bagni, cerca il tiro Bagni, da per Giordano su finta di De Napoli, la conclusione del centravanti altissima sulla trasversale. Giordano ha tentato la conclusione dalla lunga distanza, ha colpito troppo sotto la sfera, la quale tra l'altro ha avuto anche un falso rimbalzo sul terreno di gioco. Non dimentichiamolo che il terreno del San Paolo è sempre il peggiore di tutta la nostra penisola, e quindi ovviamente ne ha pagati in questo momento Giordano, calciando male dopo un rimbalzo strano della sfera. Lorieri ha recuperato la sfera, si appresta al rinvio dal fondo lungo il calcio di Lorieri, testa di Beruatto a proseguire in avanti, riconquistata la palla dalla Napoli da Maradona in avanti per Giordano, controlla la sfera di destro Giordano, avanza Giordano per De Napoli, appostato al limite dell'area di rigore De Napoli, viene messo a terra De Napoli, strattonato per un braccio da parte di Zaccarelli, punizione in favore della squadra partenopea. Questa volta è Zaccarelli a lamentarsi con Lanese, non è d'accordo sulle decisioni adottate da parte dell'arbitro siciliano, ma a nulla valgono queste proteste. Si batterà questo calcio di punizione per il Napoli, già sulla palla c'è Maradona. 4-5 i minuti di gioco in questo momento, vediamo gli sviluppi di questo calcio piazzato. Piuttosto nutrita la barriera del Torino, scorgiamo in barriera Dossena, Junior, Ferri, parte Maradona dal centro, corto per Bagni, libera la difesa del Torino con Kift addirittura, che in rovesciata ha liberato la propria area dalla minaccia portata da Bagni. Ma ora c'è un fallo in area del Torino commesso da un giocatore partenopeo, questo il motivo della punizione accordata ai Granata. Già battuta in avanti per Beruatto, avanza il tornante Granata, da indietro a Ferri, Ferri attaccato e messo a terra da Carnevale, vantaggio accordato da Lanese, riconquista la sfera Marino, in avanti per Carnevale, perduta la palla da Carnevale, riparte il Torino, sabato ha servito Dossena in lotta con Bagni, perde la palla d'opera di Bagni e Dossena, il numero 4 azzurro indugia, dà quindi a Sola, scambiano i due la palla, chiamato all'azione Renica verso il centro dove c'è Ferrario ora è passato alla marcatura, gioca più in difesa mentre Sola ha preso in consegna, come abbiamo detto, Dossena. Maradona verticalizza su Giordano, bello il palleggio da parte del numero 9 ex laziale, il tiro di sinistro è debole, non ha alcune difficoltà Lorieri a parare la sfera. Dossena in avanti cerca di favorire l'inserimento di Zaccarelli, conquistata la sfera da parte di Marino, affidata per Giordano per Bagni in Maradona in avanti per Giordano, limite dell'area di rigore di Giordano, stupenda la deviazione in tuffo sulla bella conclusione di Giordano da parte di Lorieri con palla in calcio d'angolo. Però c'era stato anche un fallo da parte dei giocatori azzurri, precisamente di Giordano. Secondo Lanese, il centravanti partenopeo si era aiutato con una mano nello spostare il difensore del Torino Francini, e quindi il motivo di questa punizione già battuta per il Torino. Scambiano i giocatori Granata, avanza ora Corradini, ha davanti a sé il giocatore del Napoli, dei Napoli, palla in profondità per Kift, in lotta con Ferrara, la meglio Kift, supera anche Bagni, dal centro per Junior cerca di saltare con un pallonetto Renica alla meglio, reclama il fallo di mani
Junior, ma per l'arbitro è tutto normale, si è trattato di fallo di mani, sia pure involontario, e quindi nulla di fatto. Ora il Torino di nuovo in possesso di sfera per un attimo con Corradini, il quale ha commesso fallo su De Napoli, e questo è il motivo della punizione affidata alla squadra azzurra. De Napoli la batte verso il centro per Renica, avanza il libero del Napoli dalla lunga distanza, gran tiro senza alcuna pretesa, più un alleggerimento che un tiro in porta da parte di Renica. Non ha difficoltà Lorieri a parare e mettere in azione con le mani Sabato. Sabato scambia con Dossena, affrontato da Sola, dà indietro a Zaccarelli, avanza il libero Granata, indisturbato, si porta fino sul limite dell'area di rigore, cerca di servire Dossena, intervento ancora in anticipo e molto bello di Renica che favorisce Sola. Sola indugia un po' con la palla, quindi da Marino sulla destra. Marino lascia che sia a proseguire l'azione Giordano, avanza Giordano in profondità per Maradona, prontamente scattato Maradona in anticipo su Ferri, cerca di liberarsi di Ferri Maradona, serie di finte di Maradona, se ne va in mezzo a due Maradona, cross al centro per Carnevale, colpo di testa indietro di Carnevale, non c'è nessun azzurro che ha seguito l'azione, a buon gioco a liberare Junior, ma è De Napoli che riconquista la sfera, supera Ferri e Junior, viene messo a terra da Ferri. De Napoli, calcio di punizione accordato ancora una volta alla Napoli. Non sono d'accordo ancora in questa occasione i giocatori del Torino, con il capitano Zaccarelli protestano, niente da fare, fa segno Beruatto che De Napoli si è anche lui aiutato con i gomiti, ma c'è questo calcio di punizione accordato alla squadra azzurra. Sulla palla Diego Armando Maradona. Come al solito, piuttosto fitta la barriera del Torino, ci sono in barriera Dossena, Junior, Zaccarelli e ultimo a destra vedete Comi. Sulla palla Bagni, poco più indietro c'è sempre Maradona, parte Maradona, tiro altissimo sulla trasversale. Maradona ha cercato di piazzare la palla all'incrocio dei pali alla destra del portiere, non ha dato alla stessa l'effetto necessario, la palla si è impennata sulla traversa terminando alta. 10 minuti di gioco fino a questo momento, sempre 1-1 il risultato fra il Napoli e il Torino per le reti segnate nel primo tempo da Sabato all'undicesimo e da Salvatore Bagni al sedicesimo. Rimessa in gioco da parte della squadra Granata e lo stesso portiere che si incarica, battuta lunga che va verso il centro del campo, Comi e Bagni sgomitano, per l'arbitro è tutto normale, riconquista la sfera Ferrario, di sinistro in avanti cerca di mettere in azione Carnevale, anticipato in fallo laterale dall'intervento puntuale e preciso di Corradini. Inquadrato Bianchi, dà delle disposizioni ai suoi uomini, li incita, la rimessa in gioco per Maradona, bello l'aggancio di Maradona, il cross al centro a favorire Carnevale, anticipato ancora una volta da Corradini, ma il Napoli ritorna subito in possesso della palla, prima con De Napoli, con Ferrario, cerca Giordano di servire Carnevale, non si chiude il triangolo per l'intervento ancora una volta di Corradini, ma ancora Giordano in possesso di palla, lotta con Francini, cross di Giordano, la palla deviata da Francini oltre la linea del fondo, il calcio d'angolo, sono 3 i calci d'angolo per il Napoli e pareggia quelli battuti finora dal Torino, 3-3 quindi gli angoli, e Maradona che sotto i distinti a battere il calcio d'angolo, corto per Giordano, manca l'aggancio Giordano, riesce a recuperare per un attimo la sfera togliendola a Sabato, in avanti ancora per il numero 8 Granata, intervento liberatore da parte di Ferrario, palla a campanile riconquistata dal Torino, da Junior in avanti per Sabato, ancora Dosseno spostato in una posizione di ala sinistra e affrontato da Renica, al centro per Comi. Comi è preso in consegna da Ferrario, ala meglio Ferrario, va a terra Dossena, reclama Dossena nei confronti di Lanese, l'intervento è del tutto regolare, è bellissimo l'arresto di Maradona, scatta Maradona, supera Ferri, avanza ancora Maradona al limite dell'area di rigore, al cross per Carnevale, anticipato ancora una volta dalla testa di Corradini che mette fuori dall'area di rigore e libera la sua area.
visibilmente preoccupati in questa occasione, avete visto Gigi Radice alzarsi dalla panchina e richiamare i suoi ad una maggiore attenzione. Ora è Junior che manovra la sfera, la dà verso destra dove si è sganciato molto bene Zaccarelli, cross di Zaccarelli al centro, ribattuto ancora splendidamente da Renica, sicuramente fra i migliori in campo ancora una volta. Giordano in lotta con Francini, alla meglio per un attimo Giordano, recupera Francini favorendo l'intervento di Zaccarelli e quindi quello di Dossena, in profondità Dossena verso il compagno Comi, Comi indietro ancora per Sabato, su Sabato di anticipo molto bene Bagni, palla messa in fallo laterale. Dossena va al recupero della sfera, agitatissimo in questa seconda parte Radice, dà continue istruzioni ai suoi giocatori, Dossena scambiato con Ferri, ancora Ferri che dà indietro a sua volta per il capitano Zaccarelli, di destro Zaccarelli verso Corradini, affrontato da Carnevale, Corradini dalla parte opposta per Ferri, anticipo bellissimo di Maradona, scatta Maradona, affrontato da Zaccarelli, se ne va Maradona, viene strattonato, riesce a rimanere in piedi Maradona per Giordano e gol di Giordano, ma c'è l'arbitro che ha già fermato il gioco, non si tratta di gol annullato. L'arbitro lanese avrebbe potuto consentire al Maradona di proseguire nell'azione dandogli la norma del vantaggio, ha pensato evidentemente l'arbitro che Maradona cadesse, non ce la facesse a restare in piedi. Maradona invece, che ha un equilibrio eccezionale, è riuscito a restare tranquillamente in piedi, raggiungere la sfera e servirla proprio sulla testa di Giordano, che aveva seguito molto bene l'azione dalla parte opposta, e Giordano a porta vuota aveva messo in rete. Non si tratta quindi di gol, punizione invece assegnata al Napoli per questo fallo su Diego Armando Maradona commesso dal libero Zaccarelli. Sulla palla ancora è il Pibe de Oro, vicino a Maradona c'è anche Giordano, la posizione è abbastanza distante dalla porta di Lorieri, vediamo quali saranno gli sviluppi dell'azione. Intanto i minuti di gioco fino a questo momento sono 15, abbiamo passato di qualche secondo il quindicesimo di gioco, Maradona sempre sulla palla, finta a Giordano, gran botta di Giordano, respinge di piede Lorieri, rimette nel mucchio Bagni, riconquista ancora la palla Maradona, tiro di Maradona, respinge un difensore, Ferrara di destro, ancora di sinistro e c'è il gol di Ferrara, Napoli in vantaggio, il Napoli è passato in vantaggio al sedicesimo grazie a Ferrara, una punizione battuta da parte di Maradona, respinta la palla da parte di Maradona per Giordano, la palla è stata respinta sulla conclusione bassa del centravanti della difesa del Torino, la stessa sfera è pervenuta a Maradona, il quale è prontamente entrato in area, ha tirato Lorieri, ha ribattuto di piede, ha ripreso poi Ferrara, ha tirato di destro, il primo tiro gli è stato respinto da un difensore davanti alla porta, ancora Ferrara, questa volta di sinistro, ha trovato il varco giusto ed infilato la porta granata. Napoli vantaggio, grandi festeggiamenti in campo e sugli spalti al giovanissimo difensore azzurro, appena 19 anni, è nato l'11 febbraio 1960. Al suo primo gol in Serie A e bagna anche nel migliore dei modi la convocazione nella Under 21, un ragazzo indicato come il più sicuro erede di Bruscolotti e questo è forse il miglior complimento per lui, anche se ha i mezzi e l'opportunità per migliorarsi ancora. Una soddisfazione per questo giovane difensore azzurro, sono fra coloro che puntano sulle qualità di Ferrara, sono un convinto estimatore di Ciro Ferrara, convinto tra l'altro che è un giocatore che potrà fare moltissimo per il Napoli, del resto lo dimostrano anche le attenzioni da parte della nazionale. Intanto avete visto che c'è stato uno scontro fra Bagni e Kieft, ha avuto la meglio il mediano azzurro, l'olandese lo ha trattenuto per la maglia, Bagni se ne è liberato con uno strattone, è intervenuto l'anese ed ha decretato l'espulsione del mediano azzurro. Vedete Bagni che si allontana mestamente verso gli spogliatoi, questa proprio non ci voleva, l'anese ha ravvisato nel gesto, nel fallo, un fallo di reazione da parte laterale, laddove a noi ha dato l'impressione che il gesto di
di Bagni sia stato più plateale che un vero e proprio fallo da meritare l'espulsione. Il torinista poi è stato bravo a fare anche un po' di scena. Invano Bagni ha cercato di portare l'arbitro verso il guardialine, nulla da fare. Il Napoli li rimane in 10 uomini quando mancano ancora 28 minuti alla fine della gara, circa mezz'ora. È grave questa perdita perché oltre a concedere un uomo in più al Torino, quest'uomo si chiama Salvatore Bagni, una forza autentica della natura, un puntello insostituibile del Napoli. Bagni ormai lo conosciamo tutti, è un impulsivo, un focoso e queste sue qualità a volte si ritorcono contro di lui. Ma Bagni paga soprattutto perché vi è troppa prevenzione da parte degli arbitri verso di lui. I direttori di gara sono sempre severi nei suoi confronti e spesso a torto. Gli interventi dell'Emiliano non sono mai cattivi, decisi sì, ma sempre sul pallone, mai sull'uomo. Ed ecco che Bagni ha proceduto anche ad una sostituzione, opportuna ci pare a nostro avviso in questo momento, ha chiamato fuori Carnevale una punta ed ha inserito Volpecina, intendendo così puntellare di più la difesa in vista della prevedibile reazione del Torino e ci pare una mossa azzeccata da parte dell'allenatore partenopeo. Speriamo che la squadra reagisca bene a questa avversità, speriamo che riesca a mantenere il risultato di vantaggio fino alla fine e ad assicurarsi questa partita che, ripetiamo, è importantissima contro i Granata. Ne va di mezzo il rilancio della squadra partenopea, almeno in campionato. Il Torino ora presumibilmente si lancerà in attacco, fra qualche istante è probabile che Radice possa inserire in campo anche un'altra punta, a disposizione in panchina Lerda, un altro fortissimo colpitore di testa, vedremo quali saranno le decisioni dell'allenatore piemontese. Intanto sono trascorsi 20 minuti di gioco, sempre 2-1 il risultato a favore del Napoli, i gol di sabato all'undicesimo del primo tempo, sedicesimo del primo tempo sempre pareggio di Bagni, sedicesimo della ripresa gol di Ferrara. Il numero 16 ha portato fortuna alla squadra azzurra in questa partita, ora il Torino, come vedete, accelera le operazioni di gioco, la manovra si è fatta molto più svelta e veloce, sulla sinistra manovra Beruatto, da a Dossena, Dossena affrontato da sola ancora Beruatto, cross del giocatore Granata, respinta la palla di testa in fallo laterale da un azzurro. E siamo giunti al 21esimo minuto di gioco, sempre 2-1 il Napoli in vantaggio, rimessa in gioco da parte di Beruatto a vantaggio di Francini, Francini per Dossena, ancora Beruatto spostato in una posizione di ala sinistra, finta di Beruatto, cross di destro al centro, rinvia fuori aria De Napoli di testa, Giordano cerca di dare a sola, troppo corto l'intervento da parte, il passaggio da parte di Giordano per sola, si inserisce nell'azione Dossena, cerca di lanciare in profondità Comi, troppo lungo il passaggio, la palla termina sul fondo per la rimessa in gioco di Garella. Napoli, ripetiamo, in 10 uomini per l'espulsione di Salvatore Bagni al 17esimo del secondo tempo. C'è stato uno scontro fra Bagni e Kiffet. Kiffet aveva commesso fallo sul laterale partenopeo trattenendo per la maglia. Bagni, più che un gesto di reazione, si è divincolato dalla morsa, dalla presa del giocatore Granata. Per l'arbitro si è trattato invece di un atto di gesto di reazione, ha espulso il napoletano ed ha ammonito Kiffet. Ora il Torino che manovra sulla destra, cross di Dossena al centro, pericolosissimo, Comi, tiro di Comi, full fondo. Fortunatamente il giocatore, il numero 11 del Torino, ha sbagliato la mira, ha colpito molto bene, forte e basso di destro, però fuori dalla porta di Garella e il pallone è terminato sul fondo. Lente ovviamente le operazioni di ripresa del gioco da parte del Napoli, i raccattapalle non se la prendono con molto, se la prendono meglio dire con molto comodo, anche Garella e Renica. Intanto vediamo che il gioco è fermo e, come avevamo anticipato, ecco che Gradice provvede alla sostituzione. Esattamente esce per il Torino il numero 7 Beruatto al 22esimo di gioco ed entra la
Lerda. Esce un tornante ed gioca con una punta. Lerda è un giocatore solitamente di fascia, gioca sulla sinistra, è una punta, anch'egli, come abbiamo già anticipato, un ottimo colpitore di testa. Intanto probabilmente sarà preso in consegna da Volpecina, il quale si è andato a sistemare sul settore destro del campo. Intanto c'è una punizione in favore della Napoli e De Napoli sulla palla batte rasoterra per Maradona, un Maradona che in questa seconda parte appare molto più vivo, molto più concentrato, molto più determinato. Ecco Maradona al centro a chiamare all'azione Sola, Sola supera Zaccarelli, non riesce però ad avere la meglio di Sabato gli dà via la sfera, la perfeziona Ferri poi a Junior ha dato verso un proprio compagno, servito Dossena avanza verso il limite dell'area di rigore di Dossena, cross al centro per la testa di Comi si scontra con un giocatore della Napoli, alla peggio l'azzurro, ha commesso fallo il giocatore Granata, era precisamente Ferrario su Ferrari. E questo è il motivo della punizione affidata alla Napoli, battuta corta da Garella per Renica. Renica attende qualche secondo e restituisce la sfera a Garella. Garella rinvia oltre il centrocampo, difficile il controllo di sfera da parte di Giordano, favorisce per un attimo l'intervento di un torinista, ma ritorna di nuovo il Napoli in possesso di palla con Volpecini, che cerca di servire Giordano, non riuscito, l'appoggio e il Torino che manovra con Comi, che ha dato a Corradini sulla sinistra dove si è portato ora Dossena, avanza il numero 10 Granata, affrontato come al solito da Sola, serie di finte di Dossena, cerca lo spazio per il cross, lo trova, bellissimo l'anticipo di testa di Ferrara su due giocatori Granata pronti ad intervenire, erano esattamente Junior e Comi, palla in calcio d'angolo e siamo 5-4, i calci d'angolo sono 5-4 in favore del Torino, battuto da Junior, il colpo di testa liberatorio di Renica fuori aria, Ferri rimette ancora verso Dossena, affrontato Dossena da Ferrara, alla meglio Ferrara, l'intervento è regolare sul pallone, fa proseguire giustamente in questo caso Lanese per De Napoli in profondità cerca di lanciare Giordano, molto ben piazzata dalla parte opposta, intervento però in recupero di Francini che di testa fa intervenire il portiere Lorieri, già rimesso in moto per Junior che ha scambiato con un compagno di gioco, e precisamente Comi, ancora Junior cerca di far proseguire Sabato, non vi riesce per l'intervento preciso di De Napoli che chiama quindi all'azione Garella, lungo il rinvio da parte del portiere azzurro, bellissimo l'arresto di Giordano di sinistro, è libero Maradona sulla destra, Maradona ora gioca in posizione avanzata, sono le due punte Giordano e Maradona, ancora Giordano sul rimpallo che ha favorito il giocatore azzurro, era su Francini il rimpallo, Sola ha riconquistato la sfera, finta di Sola ancora per Giordano, Maradona scatta in profondità, riceve troppo lungo il passaggio di Maradona, entra e mette in angolo il portiere Lorieri con i piedi e quindi calcio d'angolo anche per la squadra azzurra sotto i distinti e Diego Armando Maradona l'ha battuta, ovviamente Diego se la prende con comodo. Il Napoli cerca di far trascorrere i minuti tranquillamente che sono ora 26. Sulla palla si è portato Maradona batte di interno sinistro, c'è ancora un rinvio da parte della difesa Granata e nuovo calcio d'angolo per la squadra azzurra. Maradona recupera la sfera. Ecco che il Napoli si schiera nell'area del Torino, parte il traversone, bello il colpo di testa di Ferrario che anticipa tutti, ma la conclusione è di poco alta sulla traversa. Ottimo lo stacco di testa dello stopper azzurro portatosi nell'area avversaria, bellissimo anche la girata di testa, peccato di un soffio sulla traversa. Riprende il gioco con questa rimessa in gioco da parte del Torino e ora il Corradini sulla destra che avanza,
Verso il centro del campo, ancora Junior, affrontato Junior da De Napoli, alla meglio il brasiliano, scambia con Dossena, Dossena per Corradini, Corradini dalla parte opposta dove ha un errato controllo il nuovo entrato Lerda, ma c'è Kiffet che si impossessa la palla, favorisce l'inserimento di Ferri, al centro Lerda, traversa, il Torino va vicinissimo al pareggio, ancora Dossena per Junior, insiste il Torino, ancora Dossena, salva in spaccata, in scivolata, Renica, ma l'ultimo a toccare pare che sia stato Dossena e quindi si riprenderà con un calcio dal fondo da parte del Napoli. Vicinissimo al pareggio il Torino, avete visto il gesto di Stiz da parte di Radice, Lerda con un preciso colpo di testa ha colpito la trasversale della porta partenopea, rimessa in gioco dal fondo campo del da parte di Renica, lunghissima la battuta per Giordano, bello il controllo di coscia di Giordano, perde però la palla d'opera di Francini, di nuovo Junior in profondità per Dossena, limite dell'area di rigore per Junior, ancora intervento liberatore da parte di Marino in anticipo su Junior, ma il Torino riparte ancora da Corradini in avanti per Sabato, Sabato in profondità per Kift, ottimo l'aggancio da parte di De Napoli che tocca la palla in calcio d'angolo. Sesto calcio d'angolo per i Granata, 6-4 gli angoli fino a questo momento in favore degli ospiti. Ma intanto vediamo che non si tratta di calcio d'angolo, c'è stato un intervento irregolare da parte del giocatore Granata e quindi il calcio di punizione assegnato alla squadra azzurra, già scambiata la palla fra Renica e Garella, rimessa in gioco lunghissima di Garella, Giordano per un attimo controlla la sfera, la perde però ad opera di Corradini, Corradini la lascia a Dossena, Dossena dalla parte opposta attraversa per Sabato, Sabato finta il passaggio, serve Junior accanto a lui, Junior in profondità ancora sulla destra dove c'è Dossena affrontato questa volta da Volpecina, Dossena di sinistro verso l'area di rigore del Napoli, Lerda di petto mette a terra, perde la palla d'opera di Ferrario, Maradona, Maradona se ne va, viene affrontato e messo a terra dal nuovo entrato Lerda, calcio di punizione in favore della squadra partenopea, 30 i minuti di gioco e linea allo studio per una nuova ancora. Vediamo che Maradona si rialza lentamente, ovviamente la squadra del Napoli non ha alcun interesse ad accelerare le operazioni di ripresa del gioco, è in vantaggio per 2-1 e gioca in 10 uomini contro un Torino che non è per niente rassegnato alla sconfitta. Calcio di punizione affidato a Renica, lunghissima la battuta sulla destra per Maradona, si impegna Maradona nel possesso della palla, la perde sul contrasto con Ferri, Ferri a sua volta mette in azione Sabato, Sabato di sinistro verso il centro dove c'è libero e riceve Junior, Junior di esterno destro per Corradini, posizione di ala destra, cross al centro, bellissimo l'intervento in tuffo di testa di Renica, la battuta di Junior dalla distanza, la respinta appunto chiusi di Garella, gran mischia in area di rigore, si attarda a rinviare Ferrara, tiro da parte di Kiffet, per fortuna altissimo sulla traversa, ha avuto un attimo di esitazione nel rinviare la sfera Ferrara, ha tirato Kiffet dalla distanza dai 15 metri, la palla è terminata alta sulla traversa, però vediamo che l'arbitro Tronanese nel frattempo era intervenuto ad ordinare un calcio di punizione in favore della squadra napoletana, no anzi non si tratta di punizione ma soltanto di semplice rimessa dal fondo eseguita come al solito da Renica, lunghissima la battuta del libero partenopeo per Maradona, Maradona se ne va benissimo sulla destra, supera Ferri, supera anche Zaccarelli, stringe al centro ancora Maradona, Maradona, respinta di Lorieri, Giordano ed il gol, 3-1 per il Napoli, grandissima questa azione di Maradona, stupenda il tiro dell'argentino, altrettanto bella la parata di Lorieri, respinta a mani aperte, prontissimo Giordano al volo di sinistro ed è il gol del 3-1 e a questo punto forse la partita è anche chiusa. Il contropiede del Napoli in questa circostanza è stato micidiale, Maradona sul lungo assist di Renica direttamente dal fondo ha superato in velocità
prima Ferri, poi si è liberato di Zaccarelli, ha stretto verso il centro, ha fintato su Francini, dal limite ha sparato una gran botta di sinistra, respinta in tuffo da Lorieri, ma proprio dove era appostato Giordano, il quale con un gran tiro ha messo in rete 3-1. E da questo punto, ripetiamo, crediamo che non ci dovrebbe essere più storie nei confronti della partita, della vittoria del Napoli, in 10 in vantaggio di 2 reti e con la folla in delirio, non perdiamo più. E riprendiamo la telecronaca diretta dal fondo d'Ossena per Kieft, non ha alcuna difficoltà a uscire Garella e bloccare precedendo l'intervento del torinista. Ora è Sabato che ha conquistato una bella palla a metà campo, la dà a Comi in lotta con Marino, Comi cerca di liberarsi del numero 2, dà indietro a Ferri, avanza il numero 6 Granata, dalla distanza non trova lo spazio per il tiro, affida a Junior, Junior verso Kieft, anticipato molto bene da Ferrara. Intanto vediamo inquadrato in questo momento dalla telecamera un altro giocatore del Torino pronto a entrare in campo, dovrebbe trattarsi del libero Cravero, il quale sa anche giocare da centrocampista, ma ora è Corradini che ha ricevuto da D'Ossena, restituisce la palla a D'Ossena, cross ribattuto dalla testa di Ferrario fuori aria, ed ecco vediamo che è proprio Cravero pronto ad entrare. La panchina del Torino sta facendo le dovute segnalazioni all'arbitro Lanese, l'arbitro ha fatto segno di attendere un attimo, c'è questa contropiede ancora una volta molto bello del Napoli, Maradona scatta con De Napoli, avanza De Napoli in area di rigore, solo De Napoli, tiro alto di poco sulla traversa, bellissima anche questa azione, De Napoli come un furetto ritorna di nuovo a grandissime falcate, velocissime a centrocampo, ecco che avviene la sostituzione. La seconda anche per il Torino, esce proprio Junior, il quale ha speso moltissimo in questi 80 minuti di gioco, e al suo posto entra Cravero. Cravero di solito è un libero di ruolo, ma si sa adattare anche a centrocampo. Ecco che Junior lascia il terreno di gioco, stretta di mano fra Junior e Cravero, ed ecco che il numero 14 va a prendere la posizione proprio a metà campo come pensavamo. È probabile che a questo punto Radice possa anche stabilire lo spostamento di Zaccarelli, non dimentichiamo che Zaccarelli è un ex mezzala di centrocampo, e in avanti e portare Cravero in una posizione di libero, ma vediamo quali saranno gli sviluppi di queste vicende tattiche. Ora è Ferri che dà verso il centro, da parte del Torino c'è questo invito di Francini che intendeva servire un proprio compagno sulla destra, ha intercettato molto bene Giordano, ha dato a Renica, Renica perde la palla ad opera di Lerda, avanza Lerda in profondità, cerca di servire Sabato, intervento di precisione molto bello di Marino, scatta Marino sulla fascia sinistra affrontato da un avversario, si ferma Marino, dà indietro, era Cravero, dà indietro a Giordano, bellissimo il cross di Giordano dalla parte opposta a pescare Maradona, Corradini alla meglio di testa su Maradona, commette però fallo Maradona e quindi questa conclusione sul fondo non ha alcun valore, si riprenderà con un calcio di punizione in favore della squadra napoletana, della squadra torinese. Siamo intanto giunti al 35esimo, 3-1 il risultato in favore del Napoli. Ecco che inquadrato la panchina torinese, ovviamente corrucciato e amareggiato Radice non si agita più, sa anche lui che sul 3-1 non c'è più niente da fare, l'incitamento costante della folla, favoloso. Se c'è una simbiosi fra squadra e folla in questo momento, il pubblico napoletano ha ritrovato la sua squadra, i giocatori stanno lottando sia pure in inferiorità numerica come 10 leoni, e il Torino ovviamente non riesce a trovare gli sbocchi. Ora Volpecina che ha ricevuto una bella palla da Giordano, cerca lo spazio e lo trova Volpecina, ma la sua conclusione di esterno sinistro termina abbondantemente sulla destra di Lorieri. Più che altro sono delle azioni di alleggerimento queste della Napoli, che servono a guadagnare del tempo che è preziosissimo. Ancora 37esimo minuto di gioco della ripresa, 3-1 il risultato in favore della Napoli, soltanto 8 minuti da giocare. Le reti ve le ricordiamo, nel primo tempo all'11esimo, ed ecco che Radice
dice, dà delle disposizioni ai suoi uomini, ve le ricordiamo, le reti all'undicesimo sabato per il Torino, ha pareggiato Bagna al sedicesimo sempre del primo tempo con una bellissima rovesciata, nel secondo tempo al sedicesimo ha portato in vantaggio il Napoli Ferrara, al 32esimo ha portato a tre le reti degli azzurri Giordano. Ecco che ora c'è un rinvio da parte di Ferrari, ma intanto il gioco era stato fermato da parte dell'arbitro Lanese per comandare questa punizione in favore della squadra torinista. E Dossena che recupera la sfera, la mette nel punto esatto dove la stessa deve essere battuta, la affida per Corradini, fondo campo Corradini anticipato da Maradona in calcio d'angolo e sono ora 6 gli angoli per la squadra granata. Dalla destra va a battere Corradini, fa rettificare la posizione del pallone l'arbitro, molto pignolo in questa circostanza, la battuta del numero 2, rovesciata di un giocatore del Torino, messa fuori aria dalla difesa azzurra, tiro oltre la traversa da parte di un granata. Ci è parso nella circostanza Francini, il tiro di destro immediato dai 16 metri e 50 e la mira sbagliata, la palla che è terminata sulla traversa. Intanto i minuti di gara trascorsi sono 39, appena 6 minuti da giocare, il Napoli è sempre in vantaggio sul Torino qui al San Paolo per 3 reti a 1, una partita che il Napoli si sta giocando in inferiorità numerica, ma alla grande. C'è ora l'invio da parte di Renica verso Giordano, anticipato molto bene da Francini, che di petto mette a terra la palla, quindi serve sulla sinistra il nuovo entrato Lerda, lo affronta irregolarmente Volpecina, protesta Volpecina per la punizione assegnata prontamente alla squadra torinese. Già battuta ma con palla in movimento e fatta ripetere da parte dell'arbitro Lanese, il quale tra l'altro ammonisce per proteste Volpecina, ammoniti fino a questo momento Volpecina, Kieft, mentre Bagni è stato espulso ed oltre Volpecina e Kieft anche Carnevale. I giocatori del Napoli ammoniti l'uno per protesta e l'altro per gioco scorretto. Sapete che ora non c'è più la questione delle motivazioni sulle ammonizioni, dopo la quarta ammonizione scatta automaticamente la squalifica. Giordano che manovra, gambotta dalla sinistra di Giordano, dal limite dell'area, ribattuta da Zaccarelli, recuperata la palla da Cravero. Cravero dà in avanti per un compagno, precisamente Sabato nella posizione alla sinistra, Sabato ora si accentra, cerca un compagno libero, finta su De Napoli, dà la palla verso destra, poi dopo a beneficio di Dossena, cross al centro di Dossena per la testa di Comi e di Kieft, mancano tutti la palla, dalla parte opposta Zaccarelli, palla di nuovo verso il centro, controlla di testa Marino, viene affrontato Marino da un giocatore granata, la meglio Marino. E la dà indietro a Sola, Sola controlla, serie di finte, affida di nuovo a Marino, Marino a sua volta per Renica, Renica fa proseguire Sola, avanza il giocatore ex Barese e quindi per Volpecina sganciatosi in avanti, Volpecina lascia che a proseguire sia Giordano, Giordano per Volpecina, non riesce il passaggio filtrante da parte del numero 9 azzurro, ma intanto era terminato in fuorigioco Volpecina e questo è il motivo per questa punizione in favore del Torino, già battuta da Zaccarelli. In avanti ora riceve e manovra sulla destra Dossena, Dossena cerca di liberarsi di Volpecina, serie di finte da parte di Dossena, ci riesce Dossena, si porta sul fondo, cross al centro di Dossena, colpo di testa di Ferrario ad anticipare tutti e palla in calcio d'angolo. Ora questo calcio d'angolo in favore della squadra granata verrà battuto da parte del nuovo entrato Cravera. Cravero, recuperato la sfera, messa sul lunetta, c'è Ferrara che marca molto stretto Kieft e Renica che salta più alto di tutti.
E allontana fuori area dove c'è Giordano, controlla la sfera Giordano, la rinvia lunghissima in avanti, scatta Ferrario, mai anticipato da un torinese, riconquista per un attimo di testa la palla il Napoli con Giordano, ma ancora Zaccarelli che ripropone l'azione dalla parte sinistra dove c'è Corradini, Corradini sulla sinistra, cross al centro per Comi, ancora Marino fuori area di testa, intervento di Ferri con palla che va a finire nelle gradinate, nella curva sud, nulla da fare anche in questa occasione per il Torino. Il Napoli a 3 minuti dalla fine conduce sempre per 3-1, il risultato lo tiene ben saldo in pugno la squadra partenopea, ecco inquadrato Ferri l'autore di questo tiraccio terminato in curva sud. Ora Garella che ha deposto la palla sul vertice piccolo della porta, battuta lunghissima come al solito di Renica per Maradona, anticipato Maradona perché troppo corto il passaggio da Sabato, palla messa in fallo laterale da un azzurro, rimessa in gioco del Torino, scambiata la palla fra Sabato e Dossena, ora Francini perde il contrasto con Marino, riconquistata la palla dalla Napoli, Maradona la manovra verso il centro. Centro per De Napoli, De Napoli a sua volta per Giordano, Giordano verso destra dove si è portato Ferrario, Ferrario verso il centro ancora per De Napoli, manovra Perrini, orizzontali il Napoli, ora è Marino spostato nella posizione di ala sinistra, Marino da Giordano, limite dell'area di rigore, Giordano cerca di liberarsi di due giocatori del Torino, esattamente di Sabato e di Cravero, hanno la meglio i due torinisti e fanno intervenire il loro portiere Lorieri. 43, circa 44 minuti di gioco, il Torino ancora in avanti con il nuovo entrato Cravero, avanza Cravero, non trova nessun compagno libero, sulla destra si fa vedere, riceve Dossena che ha davanti a sé Sola, Dossena in profondità per Zaccarelli, Zaccarelli per Comi, cross di Comi, esce e para. Tranquillamente Garella protetto da Ferrara, Garella con le mani in avanti per il numero 13 Volpecina che scatta, Volpecina non inquadrato si è liberato di due giocatori torinesi, non di Francini che lo ha fermato e rilancia l'azione per il Torino sulla destra. Sulla sinistra dove c'è Lerda, Lerda di sinistro verso il centro per Ferri, controlla con il petto Ferri, mette la sfera per terra, dalla parte opposta dove c'è Dossena, Dossena in profondità per Comi, scambiano i due, ancora Dossena, limite dell'area, Dossena cerca di superare Renica, vi riesce ma Renica non si lascia sorprendere, resta fermo, cade Dossena, non reclama neanche il numero 10, Granata, in effetti più che un intervento, un'ostruzione di Renica, c'è stato un scivolamento da parte di Dossena e quindi è caduto, come vedete in sovrimpressione, pochi secondi al termine della partita, 44 e 57 secondi, un secondo finito in questo momento il tempo regolamentare, si giocano qualche manciata di secondi di recupero, ora è il Napoli che allontana la minaccia portata ancora dal Torino, e Giordano che rilancia sulla sinistra dove si è portata sola e in questo momento con 16 secondi di recupero l'arbitro Lanesi dà il segnale di chiusura, termina con il risultato di 3-1 questo importantissimo incontro. Vi ricordiamo la sequenza delle marcature, passato in vantaggio il Torino all'11° del primo tempo grazie ad un gol di Sabato sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Salvatore Bagni al 16° del primo tempo con una splendida rovesciata in aria, ha portato in vantaggio il Napoli Ferrara al 16° del secondo tempo risolvendo una mischia e ribadendo in rete una sua prima conclusione ribattuta da Zaccarelli, ha portato infine a 3 gol Giordano, prima rete in questo campionato dell'ex laziale che ha ripreso una corta respinta di Lorieri sul gran tiro di Maradona dal limite. È stato espulso Bagni al 17° del secondo tempo, partita dell'orgoglio, della volontà del riscatto, un'impennata alla grande della Napoli contro una signora squadra, il Torino, un pubblico eccezionale che ha trascinato letteralmente gli azzurri con un incoraggiamento continuo ed incessante, un elogio a tutta la squadra ma soprattutto a un ritrovato Maradona ritornato nella seconda parte della partita, il campione che tutti conosciamo, un esordio positivo di Sol. Un bravo, consentitecelo, a Ferrara, a Renica e soprattutto a Giordano, ritornato al gol. Noi abbiamo concluso dal San Paolo, vi ringraziamo per la cortese attenzione, da Antonio Fontana, la più cordiale, buonanotte.